Ben ritrovati ragazzi sul canale di Geldof Game, terzo episodio della nostra campagna in Europa Universalis 4 con Super Milano. Dunque, sto registrando l'episodio subito in seguito a quello precedente, perché portare tre episodi al giorno, cioè tre serie al giorno, mi costringe a crearmi una sorta di scorta da parte, e quindi i vostri commenti li leggerò nei prossimi episodi, con tutti i consigli che mi state dando. Ok, abbiamo finito un'altra missione, ottimo. Questo qua dovrebbe migliorare anche i punti che facciamo. Bene. Non mi interessa diventare capo della curia perché i poteri che mi dà non sono così eccezionali. Cioè, nel senso, un diplomatico in più di sicuro è una cosa eccezionale, ma tanto non abbiamo il potere rispetto agli altri di votare. Quindi, anche se in realtà un voto ora ci darebbe il 33% di possibilità, quindi mi rimangio quello che ho detto e votiamo immediatamente. Allora, torna a casa dal Papa, che più di così non me ne frega assolutamente nulla. Relation become Papal Controller. Sarebbe interessante. Tra quelle che ci sono, tra l'altro, è la cosa migliore. Tolleranza della fede. Sì, oddio, non è proprio la missione migliore del mondo, ma proviamoci. Va bene, allora, Urca, quelle truppe austriache le hanno prese alla grande da quelle francesi, a quanto pare. La guerra però non è così piccola, torniamo alla mappa normale, e dai però, ok? Cioè, quello che non mi piace è che ora se sono in una mappa, cioè se ho il mio paese selezionato, con una mappa, per esempio questa, no, ora funziona, vabbè, comunque, avete capito. Volevo vedere quanto è grande questa guerra qui. Non lo so a livello di numeri chi vince, eh. Non ne ho assolutamente idea. Quello che dobbiamo migliorare però è la nostra situazione all'interno dell'impero e anche a livello di alleati. Allora, lavoriamo sull'Austria. Potremmo allearci con Trier. Questo taglia fuori lui. Però dovrebbe darci la possibilità di avere due voti. Secondo me non è ancora il momento. Viriamo le relazioni con un altro elettore e vediamo un attimo come va. Volevo allearmi con Genova, non l'ho ancora fatto. Potrebbe essere uno dei pochi alleati che abbiamo in Italia. Anche il Papa si vuole alleare? Manca poco. Il Papa è molto forte. Vediamo che alleati c'ha. Luca, wow. Nella partita con la Spagna era alleato con l'Austria e l'Inghilterra. Cioè, prendetevi conto. Ok, la Francia ha fatto vedere le sue truppe. Mi fa paura. Francia, ti voglio tanto bene. Non mangiarmi. Ti prego, non farlo. Ah, noi stiamo ancora pagando le mie truppe. Ops. Via. Perfetto. Qua Caravaggio, com'è la situazione? Meno 4 e 4. Se ci metto su questi, cosa succede? Cioè, in teoria dovrebbe migliorare, no? Eppure non c'è enemy, cioè friends troop. Imperial Liberation contro il Baden. Attenzione. Attenzione, Baden. Te la sei cercata, hai conquistato troppo e di conseguenza l'Austria si vuole prendere i tuoi territori. Venezia ha delle truppe impegnate contro l'Austria. Ah, è molto bella questa cosa però, eh. Se ci teniamo dei soldi da parte possiamo comprarci un sacco di armate. E Venezia ha dato anche l'armata del Friuli a Aachen. Aachen che è... No, ho sbagliato, non Aachen, Ansbach, che è in guerra con... Ecco, vedete? Io in questa modalità non posso andare a cliccare lì, devo chiudere qua. Che è in guerra con Baden, quindi ha dato truppe un po' di qua, un po' di là. Sarebbe interessante vedere se si scontrano tra di loro, cioè proprio robe da matti. Qua come va? Più 38. Va abbastanza bene, a livello di voti più 18. Sull'Austria stessa. L'Austria non la vota nessuno? Cioè, ragazzi, con due voti saremmo imperatori. Osterai. Quanto manca l'alleanza? 86 sempre. Attenzione qua, voglio vedere un po' cosa succede. Ragazzi, se ereditiamo Burgundi, scoppia il finimondo qui. Tecnologie. Tecnologie easy peasy. Facciamole subito. Possiamo aspettare l'anno prossimo per il bonus? O c'è già? Increased overtime,
Sì, direi che le paghiamo già di meno, è inutile aspettare oltre. Possiamo fare subito in marketplace e inventare il trade rage, ottimo. Poi la tech 4 è importantissima, anche la tech amministrativa, per questo non ho aumentato la stabilità, perché mi interessa assolutamente poter fare i templi per iniziare a pompare la nostra economia. Il primo tempio ovviamente va a Milano, che sarà il prototipo del Duomo. Tra l'altro mi sembrava che in alcune patch Milano partisse già col Duomo. No, questo qua è ovviamente il Duomo, la cattedrale. Dobbiamo costruirla entro quando è stato costruito il Duomo. Venezia ha perso. Bene. Fai fuori un po' di manpower, Venezia. Va tutto molto bene. Qua l'Austria sta vincendo di brutto. Qua la Francia, attenzione, stanno andando su Parigi. Tecnologia militare, boom baby. Ok, la prossima è ancora devastante, ma già essere tech 4 è molto molto buona come cosa. Potete vedere a livello di tecnologie come siamo messi. Vedete? Gli altri sono tutti livello 3. Livello 3, livello 3, bene. Ottimo. È una strategia di attesa questa, è vero, però stiamo in una situazione molto brutta. Quindi dobbiamo cercare di migliorarla il più possibile. Non vorrei allearmi con Genova fin tanto che. Plague! E vai. Allora, cosa succede? 25% autonomi in Novara. Allora, fatemi fare un attimo i conti. Allora, 9 ducati e mezzo. E poi c'è Local Group Produce meno 25% in più sull'autonomy. Quindi questo qui sono 7 all'anno. L'autonomia ci mette troppo tempo ad andare via. Paghiamo e basta. Cioè, alla fine si sarebbe costato molto di più. In questo momento i soldi ci sono, possiamo farlo. Global Trade Power, grande. Un mercante onesto a Milano, finalmente qualcuno di onesto in Italia. Ma questa sarà un'Italia migliore di quella di adesso. Molto più sviluppata. Il nostro scopo, vi ricordo, che è quello di avere il development al massimo. Alla fine della partita voglio i miei territori non di questo colore, ma verde che pulsa, proprio verde evidenziatore. Lucca e Ferrara sono in guerra, questa è una guerra che potrebbe interessarci. Bene, Ferrara con chi sei alleata? Con nessuno. Dichiariamo guerra anche noi a Ferrara. Quindi torna a casa dall'Austria. Declare war. E andiamo così ignoranti a prenderci Modena. Potremmo aspettare un mese, ma Modena è nelle colline, secondo me va bene così. Potremmo andare addirittura ad aiutarli, ma appena arrivano le truppe papali, questi qua sono già morti. Perfetto. Ok, allora questa ce la prendiamo fra un mese. Stiamo. Ottimo. Fatemi capire un attimo cosa succede. Perché ci sono le truppe di. Perché lui ha soldato delle truppe, attenzione. Ok, si vede da qua? Sì, sono le truppe di Firenze, condottieri di Firenze. Questa qua è una cosa molto interessante. Mi piace assai. Tanto vediamo se tu vuoi il mio military access. Non lo vuoi. Tu? Neanche. E tu come va la guerra? La stai perdendo. Io voglio un erede quando cavolo mi nasce. E comunque qua stiamo fermi. Una cosa che potremmo fare però è mandare, non lo so, un po' di truppe qui per prenderci noi l'assedio. Allora, io non voglio conquistare ancora nulla, anche se avremmo potuto prenderci Modena in questa guerra, effettivamente. Però non l'abbiamo fatto. Qua, giusto per iniziare a prenderci l'assedio, dovremmo vincere anche contro di loro. Bene. Stiamo con le unità unite. Ottimo. Vediamo un po' come va. Venezia ci blocca il mare? Anche Venezia in guerra con Ferrara, no. Chi è che ti blocca? Non vedo altre unità. Ah, ci sono quelle di Urbino. Cioè, fammi capire.
la flotta di Ferrara è più debole di quella di Urbino? Strano. E comunque approfittiamo di questa guerra per prenderci altra power projection e tenerla bella alta. Dunque, l'embargo qua non l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto l'embargo. Qua non abbiamo fatto l'embargo. Non possiamo perché abbiamo una tregua. Quindi va bene così, non possiamo farne altri. Potremmo insultare Venezia, ma non mi sembra il caso, quindi direi che ora stiamo fermi, perché di sicuro Venezia ha dei casus belli su di noi. Vediamo un po' se è vero quello che ho detto. No, non ha casus belli su di noi, quindi non diamogliene. Sembra che la guerra la vinceremo noi di brutto. A me basta umiliarli, poi vediamo un attimo cosa fare. E non, fin tanto che non ho la tech 4 non voglio andare di sicuro a conquistare nulla. Anche all'inizio con la Castiglia non ho conquistato nulla, perché arrivare alle idee è più importante. E questa è la mia linea politica, ragazzi. Però la mia linea politica è anche utilizzare i diplomatici, cosa che non sto facendo. Allora, miriamo le relazioni con lui. Offer military access. Sei in guerra con qualcuno? No, strano. E poi facciamo improve relation appena possibile. Tu purtroppo non voti per me perché l'Austria penso sia in guerra in questo momento, ma dopo tornerai a votare per me. Però almeno due voti me li vorrei assicurare. Ora stiamo lavorando sul terzo. Quanto sei lontano da fare che mi voti? Un po'. Tu invece sei molto lontano. Questo qua forse riusciamo addirittura solo con le relazioni. No, non penso. Però ci siamo abbastanza vicini. Allora, hai altre truppe? No. Perfetto. Qua quante truppe servono? 9. Allora, pigliamo i cavalli. A parte che sinceramente me ne posso anche fregare. Anzi, una cosa che devo fare intelligente è questa. Pigliamo i cavalli e 9. Rimaniamo qua perché dobbiamo razziare questi territori, in modo che non si prenda tutto Bologna, cioè scusate, Lucca. Anche perché Lucca andrà in guerra di conquista, mentre io vado in guerra. In realtà potremmo rimanere in guerra per un bel po' e... tecnologia, finalmente. Boom. Quanto costa? Teniamo da parte 100 ducati adesso. Li stiamo spendendo in questo momento, quindi... Io non capisco, se ho il manpower... Cosa ho fatto? Vi ho detto di attaccarsi lì. No, staccatevi. Se ho il manpower, perché non arrivano i rinforzi nello stesso mese? Cioè qua non ci sono i supplies e quelle cose lì che accadono di là. Qua l'inverno è buono. Ah, perché c'è stato un disease outbreak. No, gli abbiamo rotto le mura. Ah no, certo. Che stupido. Ci siamo presi noi un disease, ovviamente. Va bene. Osterreich ci vuole tanto bene. Tu? Non tanto. Allora, torna a casa dalla Boemia. No, a questo punto voglio maxare tutto. Ok, 100%. Ora, qua è tutto razziato, qua è tutto razziato. Non c'è niente da fare. Ce ne andiamo via dai loro territori. Andate qui a Caravaggio. Non so se... è il caso di restare in guerra e fare in modo che loro si stanchino. Cioè, a me restare in guerra non cambia nulla, se non che questa qui non scende. Ma non lo so, per adesso possiamo anche restare lì così. Qua possiamo fare qualcosa, mi posso inchinare e chiederti le cose, però perdiamo prestigio. Posso inchinarmi, farti una generous donation e chiederti questo. E qua chiederti cosa? Potremmo prendere un generale migliore senza spendere i punti. Effettivamente ho fatto una cavolata. Però vabbè, per adesso bene così. Comunque restiamo in guerra, tanto non ci costa nulla. E va bene così. Perfetto. Boom. Tra l'altro da loro invece chiederemo... se non la fanno la full conquest fino a Ferrara,
gli chiederemo di darci il trade, perché il nostro trade lo stiamo raccogliendo qua, e se ci danno il trade da Ferrara è molto molto forte, perché Ferrara in questo momento, ecco, vedete che noi abbiamo il 18% e Ferrara è lì così. Noi stiamo guadagnando da essere in questa guerra e adesso vorrei guadagnare molto di più, quindi togliamo tutto. A breve arriviamo a 100, possiamo costruire il nostro primo. Siena è stata nominata una free city. Ok, vediamo un po'. Eccola qui. Bene. Allora, tu sei vicino a votarmi. Tu sei lontano a votarmi perché appunto l'Austria penso che sia in guerra. Però se l'Austria non è più in guerra, probabilmente la voti. Poi, tu forse potresti votarmi. Tu invece, fammi capire, non hai altri elettori. Diciamo il discorso che mi hai fatto l'altro giorno. Mainz. Allora, hai delle ate un po' strani. Mi sembri molto... No, non sei militarista ma sei amministratore. Però hai claim ovunque. Claim che dovremmo iniziare a fare anche noi effettivamente. Adesso iniziamo a farne qualcuno. Allora, i tuoi tizi sono... Non il Palatinato, per fortuna, perché ho visto che è un sacco di roba. Il Baden, che ora è stato ben ridimensionato, però è stata fatta ricrescere ancora la Svizzera. Ah, tra l'altro l'Austria mi sa che è in pace, perché vedo che i confini sono tornati quelli di prima. Poi, vediamo un attimo, Hesse, che è lo stesso rivale, cioè lo stesso alleato di Colonia, giusto? Ok. E poi... L'ultimo è Ansbach. Allora, potremmo allearci sì con lui. Se volesse, ovviamente. Vorrebbe se non fossimo in guerra. Tu non sei più in guerra con nessuno. Penso che dobbiamo allearci con lei. Però questo qua ci taglia le relazioni con la Francia. Non so se è il caso, ragazzi. Allora, aspettiamo l'inizio dell'anno. Poi possiamo richiamare questi. The Levies. Allora, i nove li perdono 10 di lealtà. Perdiamo i soldi o 5 di prestigio e i nobili perdono molta più roba. Non capisco per quale motivo dovrei fare il terzo e non il primo. Per fargli perdere influenza, se ne dovessero avere troppo probabilmente. Allora, questi qua salgono. Perdiamo tasse fino al 79. Sono troppi anni. Troppi anni. Per avere un pochino più di manpower non penso ne valga la pena, anche se aumenta il prestigio. No, niente, mi tengo le tasse assolutamente. Questo qua non sta morendo, accidenti a lui, dai ragazzi, che se ci va bene ereditiamo tutto. Allora, torna a casa da Mainz, vai a migliorare le relazioni con la Francia, perfetto. Francia che sta vincendo molto la guerra qui, però non è ancora successo nulla a Burgundy di per sé. Noi non abbiamo un erede ancora, ragazzi, quando cavolo arriva il nostro? Cioè, ho 4 matrimoni reali, non so più che fare. Ne possiamo fare un quinto a caso? Mi sposo con Castiglia, non lo so, o con l'Inghilterra, però non voglio avere relazioni diplomatiche che non mi interessano. Qua la guerra sta andando molto bene. Qua vedo che non ci sono problemi di... Oh, finalmente possiamo fare il primo tempio. Boom. E vai. Perfetto. Continuiamo a mirare i soldi. Siena è entrato dentro la coalizione con Genova. Ok. Tu voteresti me se non ci fosse uno che voterebbe per te. Te posso fare qualche regalo, cose del genere? No, ci dobbiamo per forza alleare. Tu però non puoi sposarti perché sei una teocrazia. Allora io andrei a prendermi questo secondo voto, però il punto è che fin tanto che tu voti, non voti la Bavaria per esempio, o l'Austria, è un casino. Quindi, però ora l'Austria non sarebbe più imperatore, quindi questo mi fa... Genova è stata scomunicata. Un'altra volta? Ah no, we lost, ok. We lost. Tutto normale, ragazzi. Che succede? Allora,
Soldi o Amnistry Power? Amnistry Power assolutamente. Spy Network. Hanno uno spy network su di noi. Non abbiamo nessun tipo di spy network, però prima io punto la diplomazia, tanto vi ho detto che non voglio espandermi inizialmente, perché è il tipo di strategia che ho intenzione di fare. Per qualche motivo assurdo, Burgundy è andato a prendersi quel forte. Ma tu sei in guerra, fammi capire. No, ho sbagliato. Ah, non questa, questa. No, non hai alleati da questa parte, quindi proprio hai mandato le truppe là sotto. Va bene. Tu odi Burgundy, non mi ricordo più. No, tu con Burgundy non hai problemi. Dunque io sono sicuro che se mi alleo con te, a parte che ora non vuoi perché sono in guerra, poi lui non vuole più allearsi con me, non lo so. Cioè, tra i due preferisco di sicuro la Francia piuttosto che l'Austria. Però noi un po' di truppe comunque le abbiamo. Il limite qua non sale. Allora, la prima idea, adesso iniziamo a parlare di idee, secondo me potrebbe essere... Allora, non lo faccio mai aprire l'idea militare, perché all'inizio è meglio rimanere a livello buono di tech, però potrebbe essere una buona idea andare di quantità. Ditemi cosa ne pensate, ragazzi, nei commenti. Qua sta andando tutto abbastanza bene. Tu sei ancora in guerra. Io aspetterei che tu fai pace, sinceramente, così non ti prendi nulla. Tanto io vado a fare una pace del 100% con loro, quindi a posto in sci. Tu sei lato con Savoia. Potrebbe essere un problema, ci vogliono pappare questi ragazzi. La tregua con chi? Con lui finisce fra 10 anni. Dunque ora posso... No, non posso insultarti né far nulla. Possiamo stare diciamo in guerra fin tanto che questo non scende sotto il 50. Direi che potrebbe essere un buon momento per far la pace adesso, visto che è sceso. Manca poco alla fine dell'episodio. Qua è interessante vedere quello che sta accadendo tra di loro. Ok, torna a casa dalla Francia. Non c'è ancora volontà di intenti di allearci, e di sicuro se mi alleo con loro la situazione peggiora. Tu 29, a questo punto ti voglio portare su al massimo, però penso che sia il momento di fare pace, ragazzi. Quindi aspettiamo 3 giorni. Allora, humiliate e questo. Boh. Voglio allearmi con Genova perché non voglio dare l'impressione di essere troppo debole. Alleiamoci con Genova. Perché non l'ho fatto con l'Austria? Perché Genova non ha ripercussioni di nessun tipo. L'Austria invece sì. L'Austria che è in guerra con qualcuno? Perché posso fare offri condottieri? Fermi. Allora, è arrivata la richiesta di alleanza con l'Austria. Dunque, è una decisione importante. Considerando che potrebbe non essere il futuro imperatore, però non so se è una decisione così importante. Il futuro imperatore possiamo essere noi. Possiamo essere noi. E non vorrei inimicarmi troppo la Francia, però ci serve avere degli alleati, quindi lo faccio lo stesso. Ora abbiamo un potere molto più grande. Non so se farà resistere ancora, o comunque Lucca non può prendersi tutto senza paura dell'Austria, quindi gli rimane Ferrara dove danno il trade power. Questa è la cosa importante. Allora, al momento noi stiamo perdendo uno di diplomazia, però vedete che ci votano in due. Con improve relation qua non ce la possiamo cavare, però con due voti secondo me siamo eletti imperatore in questo momento. Cioè, se lui muore siamo i futuri imperatori, proprio senza se e senza ma. Però lui ha l'unione personale con l'Ungheria, questa è una cosa che la rende molto forte e un buon alleato contro la Francia, quindi magari l'espansione su Venezia e la Francia potrebbero essere una cosa buona. Dunque questo potrebbe essere un errore, adesso vediamo un po'. Il matrimonio con Burgundy comunque penso che finirà a breve, cioè appena muore insomma.
E quello che dobbiamo iniziare a fare è costruire uno spy network su Venezia. A questo punto direi che mica iniziare a essere un po' cattivi. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Fermi tutti! Cioè, guardate chi cavolo è arrivato! Guardate chi cavolo è arrivato! Giovanni Maria. Giovanni Maria, questo è un re della Madonna. Questo è il re della Madonna. Rodolfo, Francesco, Massimiliano. Sforza Maria. Ah, perché è una donna? Beh, io direi, come mi hanno consigliato, mi avete detto anche in un gruppo Facebook, di mettere al posto del Duomo il castello Sforzesco. Questo può essere un buon tributo alla storia milanese e quindi Maria Sforza, assolutamente. Perfetto. Che forse non ho capito se è una donna, forse no. Moi, per favore. È un uomo. Maria Sforza. Maria è un nome che viene utilizzato anche per gli uomini, soprattutto nel milanese, cioè non come primo nome, ma come secondo nome. Quindi andiamo avanti così. Io voglio che. Ha fatto pace! Cacchio! Attenzione, fermi tutti. Com'è finita la pace? Com'è finita la pace? Allora, la cosa buona che è successa in questo episodio è appunto questa: l'erede che scongiura la Repubblica Ambrosiana. Io voglio rimanere una monarchia. Possiamo fare una partita repubblicana, secondo me, con Venezia o con Genova. Però vorrei magari cambiare un po' posti, possiamo andare nel nord Europa o non lo so, però possiamo farlo. Invece voglio capire com'è finita la guerra qui, vediamo se me la sono persa da troppo tempo. Per me è finita con una pace bianca, non ho visto niente di particolare. Novgorod? Novgorod le ha un po' prese? No, ha vinto contro la Norvegia, contro la Danimarca. Cacchio, questa qua è una guerra che ci siamo persi, molto importante invece. Perché la Danimarca ha perso. Cioè, vedete, la Danimarca sono all'inizio tutta questa, quindi Novgorod da solo, perché era alleato con la Lituania. Lituania, che non è in unione personale con la Polonia. Attenzione. La Polonia diventa molto più debole. Questa è una cosa importante perché se la Lituania ovviamente è alleata con la Polonia, ma forse non è ancora caduta l'unione personale, probabilmente sto dicendo una sciocchezza. Ma quello che volevo capire è qua la pace se c'è stata e quando, purtroppo non me lo dice, caspita. Questi territori qua sono stati occupati, vi leggiamo la loro storia. Allora, Aix by Provence. No, sotto. Become famous they work liberate anime occupation. No, non è stato scritto qua. Il 3 giugno. Beh, in realtà non da tanto. Però mi sarebbe davvero piaciuto sapere com'è finita questa guerra. Non me ne sono accorto, cacchio. Però vorrei tanto che morisse il duca di Burgundy. Cioè, fategli un assassinio o qualcosa del genere. Una cosa che potrebbe fare la Paradox per migliorare le idee di spionaggio che fanno proprio schifo è questa. Assassinare il re. Perché non c'è assassina il re? Cioè, tu la prendi, ti sposi e assassini il re. Perché non lo fate? Paradox. Questa è un'ottima idea. Comunque, iniziate a scrivermi nei commenti se vi piace l'idea di fare prima le idee di quantità e poi cosa ne pensate tra quelle umanistiche e religiose. Ovviamente quelle di economia e trade non ve le chiedo neanche, le facciamo al 100%. Non so, forse in questa partita ci skippiamo l'influenza e andiamo di diplomazia. Non ne ho idea. Però queste qua che ho nominato sono le idee principali. Amministrazione potrebbe essere interessante, ma in realtà non andando di conquista non mi interessa molto. Anche innovative non sono male e queste prima si prendono meglio è. Siamo ancora lontani dalle idee, ma può essere che nel prossimo episodio ci si avvicini anche di parecchio. E visto che con loro siamo quasi al massimo, possiamo iniziare a svilupparci in altre direzioni. Ad
sperando ovviamente di essere eletti, ora lo saremmo. Non penso che serva prenderci il terzo voto, ragazzi, perché l'Austria è qui dietro di brutto, qui è dietro di brutto, qui è dietro di brutto, qui è dietro di brutto su di noi, tra l'altro. Qua potrebbe prendersi un voto, ma è solo uno, e qui è lontano. La Boemia ora qua dove è finita? La Boemia non è lontanissimo da noi, cioè non è vero, noi qua non ci siamo proprio, non è lontanissimo da Mecklenburg, però comunque è quarta, quindi magari gli altri salgono prima. Quindi abbiamo il titolo di imperatore proprio stretto stretto fra le mani. Ragazzi, se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere mi piace, sia per dire se il video vi è piaciuto, ma soprattutto per supportare questa serie e questo canale se vi piace come faccio i gameplay, e condividete anche il video con i vostri amici. Se il video vi è piaciuto, appunto, mi piace, mi ripeto sempre sul finale, e ci vediamo sotto nei commenti. GG a tutti!